Questa volta sempre Stati Uniti, sempre diciamo con un partner a cui siamo molto affezionati, e quindi Serena Calabrese, rappresentante per l'Italia di Travel South. Ciao Serena, buongiorno, benvenuta. Ciao Maria Grazia, buongiorno a Ciao, tutti. bene, bene, bene. Allora, oggi cosa faremo durante questo webinar che vi promettiamo essere la solita ora? Di più. Tratteremo alcuni stati degli Stati Uniti che Serena rappresenta e a cui adesso daremo subito la parola. Dopo l'intervento di Serena potrete tramite chat farle tutte le domande che avete, diciamo, necessità di farle, così Serena potrà rispondere a tutti in maniera univoca. Dopodiché la parola passerà a Lucia Alessi, che vi ho presentato pochi minuti fa, nostra Product Manager Nord America, la quale vi farà appunto una panoramica poi del prodotto NAR relativo appunto agli stati del Travel South, Stati Uniti. Anche lì al termine dell'intervento di Lucia, senza problemi, fate domande sempre tramite chat e Lucia vi risponde. Io direi che diamo la parola a Serena. Serena, sono tutti tuoi i nostri agenti e puoi iniziare col tuo speech. Buon lavoro a tutti. A Perfetto, presto. grazie Maria Grazia. Allora, buongiorno a tutti, grazie ancora per esservi connessi tutti quanti oggi insieme a noi, grazie ancora Maria Grazia, a Lucia e a NAR che è un operatore sempre molto importante per gli Stati Uniti con cui abbiamo già collaborato ampiamente e continuiamo a farlo perché sono un partner veramente fondamentale per la destinazione. L'ha già fatto Maria Grazia, ma vi faccio un altro brevissimo incipit, diciamo, su chi è Travel South. Per chi non lo sapesse, Travel South è l'organizzazione ufficiale per la promozione turistica degli Stati Uniti meridionali. E quindi diciamo che il suo obiettivo è quello di promuovere i viaggi verso e all'interno dei suoi stati membri, che in Italia sono rappresentati, come vediamo nella slide successiva, dai loghi, da Alabama, Kentucky, Louisiana, Missouri. Possiamo andare avanti con la slide. Missouri, North Carolina, South Carolina, Tennessee, West Virginia e Rhythm of the South, che è composto dalle città di Atlanta, New Orleans e Nashville. Quindi questi sono gli stati degli Stati Uniti del Sud rappresentati da Travel South in Italia. Quindi per qualsiasi necessità, suggerimento, richiesta di materiale su questi stati, il cui logo è presente in questa slide, potete tranquillamente rivolgervi a noi. Poi alla fine troverete anche i miei contatti. Ma partiamo subito, quindi nella slide successiva, proprio il Sud in tutta la sua bellezza che vi dà il benvenuto. Il Sud degli Stati Uniti infatti rappresenta un vero e proprio microcosmo, quasi come se fosse un universo a sé stante, è lontano dal trambusto frenetico delle grandi metropoli degli Stati Uniti e qui la vita veramente scorre molto a ritmi più lenti, più calmi, più rilassati. E la cosa veramente interessante e che colpisce è che si trova un forte legame con un passato che è comunque un passato recente, ma al tempo stesso con uno sguardo rivolto verso il futuro. E infatti l'America, come lo vedete riassunto in queste foto, delle grandi piantagioni di cotone, delle immense dimore storiche, un po' alla Rossella O'Hara, delle grandi battaglie per i diritti civili, quelli di Rosa Parks, di Martin Luther King, della musica di ogni genere. Infatti il Sud, non dimentichiamolo, è la patria del jazz, ma anche di tanti altri generi musicali. È anche l'America della deliziosa cucina creola, degli eventi sportivi, della letteratura e soprattutto, lo vedremo dopo, dell'accoglienza, la leggendaria gentilezza del Sud. Quindi, insomma, ognuno degli stati di Travel South regala davvero un fascino unico e ineguagliabile. Quindi abbiamo il coinvolgimento e la frizzantezza di New Orleans, i monumenti dei diritti civili dell'Alabama, ma anche una natura incontaminata, dove provare ad esempio le sorgenti termali dell'Arkansas, esperienze di kayaking in Carolina del Sud. Quindi davvero un'esperienza di viaggio unica e direi completamente diversa dalle altre che si possono fare in altre parti degli Stati Uniti. Quindi davvero un universo brillante, unico e a sé stante. Quindi che non farà che sorprendervi sicuramente, sorprendere voi e sorprendere anche i clienti che invierete tramite il supporto di NAR in questa area degli Stati Uniti. Qualche informazione di servizio, molto breve, come arrivare negli Stati Uniti del Sud, nella slide successiva.
Beh, sicuramente sono tanti gli aeroporti internazionali che permettono poi di raggiungere, insomma, le diverse destinazioni di questa parte dell'America. Una volta atterrati in uno degli hub del sud, infatti ci saranno tantissimi voli domestici, come vedete da questa slide, che permettono di raggiungere le altre destinazioni. Quindi, insomma, sicuramente a livello anche di connessioni è davvero molto immediato, molto semplice poter raggiungere questa zona degli Stati Uniti. Ma andiamo avanti per vedere qual è il clima ideale, il periodo migliore, insomma, per visitare, questa zona degli Stati Uniti. Beh, sicuramente la primavera e l'autunno, quando il caldo e i temporali estivi magari lasciano il posto a delle temperature più gradevoli, più miti. In generale, comunque, direi che è una destinazione visitabile davvero durante tutto l'anno. In particolare possiamo considerare due zone climatiche, che sono quella del Deep South, che comprende quindi l'area della Georgia, dell'Alabama, del Mississippi, South Carolina, Louisiana e Arkansas, con delle primavere chiaramente diciamo, fatte di giornate con un caldo piacevole, ma anche con un'escursione termica tale per cui magari la sera fa anche più fresco. L'estate sicuramente le temperature sono un pochino più elevate e anche accompagnate da un livello di umidità, e poi autunno mite e caratterizzato sicuramente da quello che vedete anche in queste foto, un foliage veramente incredibile, quindi anche dei paesaggi sorprendenti. E poi l'area del Piedmont, invece, costituito dagli stati di North Carolina, Tennessee, Kentucky, Missouri, Virginia, West Virginia e poi le montagne e le valli dell'Arkansas e del South Carolina. Quindi qui le temperature sono simili a quelle del Deep South che abbiamo appena visto, ma può fare magari un pochettino più fresco nelle zone di montagna. In generale, comunque, una destinazione veramente vivibile, visitabile durante tutto l'anno. Quindi lo vedete, i colori così accesi durante la primavera e questi colori in tutte le gradazioni di rosso, di giallo e di arancione che caratterizzano invece l'autunno e il suo meraviglioso foliage. Ma io direi che sono almeno quattro, e possiamo andare avanti, gli aspetti che rendono unica e ineguagliabile questa parte degli Stati Uniti. Musical magic, prima di tutto, quindi la magia della musica. Andiamo più avanti perché il Sud è il luogo di nascita della musica americana, il cui sound è sicuramente conosciuto da tutti, ha influenzato la musica veramente di tutto il mondo, quindi dal blues al country, al rock and roll, al gospel. Quindi qui veramente gli amanti della musica trovano terreno fertile. È possibile infatti ripercorrere la vita di molti artisti di fama mondiale, da Johnny Cash in Arkansas ad Elvis in Tennessee, di cui peraltro è anche possibile visitare la casa a Graceland. Ma non solo il passato, quindi diciamo tanti artisti che hanno fatto la storia musicale del passato, ma anche presente. Sono possibili infatti esperienze in tanti show di live music, come ad esempio ad Athens in Alabama, piuttosto che nel colorato French Quarter di New Orleans, ai tanti Tonk Bar della Lower Broadway di Nashville. E poi un altro modo per immergersi nelle radici musicali del Sud è sicuramente visitandone i tanti musei dedicati o semplicemente prendendo parte a questi live music session piuttosto che festival organizzati davvero in tutta la regione. Quindi amanti della musica e non solo, perché alla fine la musica è sicuramente un valore esperienziale per rendere unico un soggiorno negli Stati Uniti del Sud, qui trovano veramente la meta ideale. Quindi veramente un sogno che si realizza per gli amanti della musica e non solo. Direi poi che il secondo aspetto sicuramente fondamentale e che rende unica e ineguagliabile questa parte degli Stati Uniti è quella che viene definita come Southern Culture and Hospitality, ovvero la leggendaria ospitalità del Sud. Infatti è ormai veramente famosa e leggendaria l'ospitalità e il caloroso benvenuto, andiamo pure avanti nella slide, che gli Stati Uniti del Sud offrono ai visitatori, ai turisti, insomma, che si apprestano a compiere un viaggio in queste zone. Infatti con
proprio il calore, la socialità, l'allegria che caratterizza la sua popolazione, che caratterizza insomma tutti gli stati che compongono quest'area, permette di realizzare sogni, esperienze, attività uniche e direi davvero in grado di soddisfare ogni esigenza e aspettativa. Quindi l'ospitalità del Sud è diventata un vero e proprio stile di vita, è proprio una way of life, un modo veramente di vivere e di condividere le atmosfere di questi posti incredibili. Andando avanti, un terzo aspetto sicuramente che caratterizza queste aree è l'unforgettable cuisine, quindi un'offerta culinaria davvero incredibile. Andiamo pure avanti perché la cucina del Sud è il riflesso del suo affascinante melting pot, quindi un incredibile mix di colori, di profumi e anche di tradizioni culinarie differenti che vanno da quella nativa americana, quella africana, quella anche europea, quindi spagnola, francese e non solo. La cucina e diciamo, l'offerta culinaria del sud degli Stati Uniti ha davvero una personalità forte, vivace, un po' come poi lo è l'intera atmosfera che caratterizza questa parte degli Stati Uniti e offre davvero tantissime esperienze gastronomiche, per citarvene solamente alcune: lo smoky beef brisket del Missouri, il maiale arrosto con salsa agrodolce del North Carolina, i frutti di mare freschi e poi chiaramente non può mancare il prendere parte ai tantissimi barbecue, perché no, magari durante un festival musicale per rendere ancora più unica un'esperienza negli Stati del Sud. E poi a New Orleans una cucina dalla doppia anima, quella creola più raffinata e quella Cajun invece caratterizzata dall'uso di ingredienti che sono un pochino più rustici. Quindi un'esperienza veramente in grado di soddisfare i palati di tutti. E per finire, ma non meno importante, gli Stati Uniti del Sud, e questo magari in pochi lo sanno, offre anche tantissimi grandi spazi aperti da vivere on the road, quindi beautiful landscapes. E questo perché gli Stati Uniti del Sud permettono veramente di compiere un viaggio in self-drive passando da spazi aperti, da cucina, da musica, da esperienze veramente di ogni tipo, con tantissime esperienze uniche che danno un valore aggiunto ad un viaggio in queste zone. Quindi davvero non tutti lo sanno, ma in questa parte degli Stati Uniti possiamo passare ad esempio dal territorio dei Monti Appalachi piuttosto che alle vaste piantagioni del fiume Mississippi, le paludi, le campagne. Andiamo più avanti nella presentazione, dove appunto vediamo insomma tutte le esperienze, questo verde, queste esperienze all'aria aperta che si possono fare, quindi le campagne in fiore, le paludi, l'Arkansas, che è lo stato della natura da scoprire all'aperto per antonomasia, piuttosto che il patrimonio musicale country del Kentucky, che può essere esplorato lungo la Highway 23. Quindi tantissime esperienze anche in North Carolina e in Virginia, ad esempio la Blue Ridge Parkway, giusto per citarvene alcuno, piuttosto che l'area del Piedmont che ospita le montagne come la Lookout Mountains tra Georgia, Alabama e Tennessee, o le Great Smoky Mountains tra Tennessee e North Carolina. Quindi veramente tantissimo anche per quello che è gli spazi aperti, le esperienze, le attività all'aria aperta, prendendo una macchina e veramente attraversando, ripercorrendo sulla strada, negli spazi aperti, la storia, la musica, la cultura, la gastronomia. E poi, per ritornare anche un po' magari a un aspetto di ispirazione che potete suggerire ai vostri clienti che vogliono intraprendere un viaggio negli Stati Uniti, è quello di magari avvicinarsi, come vediamo nella slide successiva, anche alla letteratura, al cinema. La premessa è che sicuramente intraprendere un viaggio negli Stati Uniti del Sud significa anche attraversare i luoghi intensi e pieni di energia che ne hanno fatto la storia sostanzialmente. Quindi,
Sicuramente la guerra civile americana da un lato, con i suoi monumenti, i campi di battaglia che troviamo perfettamente intatti in Tennessee, in West Virginia, in South Carolina, e dall'altro lato anche le intense testimonianze che raccontano la storia dei diritti civili, quindi Rosa Parks, il Rosa Parks Museum, ad esempio, il quartiere di Martin Luther King, e che possono essere scoperti nei tantissimi musei dell'Alabama e del Tennessee, ma anche visitando le tante piantagioni di cotone, e le case coloniali. Quindi, come vi dicevo e come vedete in questa slide, sono anche tantissimi i libri, i film che hanno trovato ispirazione da questi temi, da questi periodi storici e che possono magari essere un valido suggerimento per i vostri clienti che stanno intraprendendo, che magari sono indecisi esattamente su che stato andare negli Stati Uniti, insomma, dove affrontare il loro viaggio e magari un modo appunto per ispirarli e già per invogliarli ad attraversare queste aree. Quindi li vedete, i libri di Fanny Flagg, sicuramente famosissimi, di Catherine Stock, ad esempio, Help, piuttosto che Via col vento, il Green Book, quindi veramente tantissime esperienze. Gli Stati Uniti sono un microcosmo, un universo veramente brillante, ricco, e chi fa un viaggio negli Stati Uniti del Sud ritorna a casa con una valigia veramente pesante, un bagaglio ricco di esperienze, gli occhi che brillano, i ricordi che continuano a riaffiorare per tutto quello che abbiamo visto, quindi veramente un'esperienza da suggerire. Io ho cercato di essere veramente molto stringata con i tempi per lasciare spazio poi a Lucia, che vi racconterà anche a livello più concreto gli itinerari, insomma, consigliati come poter proseguire. Nell'ultima slide trovate unicamente come ultima cosa i miei contatti per qualsiasi, insomma, richiesta, suggerimento, materiale di cui doveste aver bisogno. Quindi io vi ringrazio veramente tutti e non esitate a scriverci. Grazie mille. Grazie a te Serena e adesso passiamo a vedere in concreto un itinerario dopo tutte queste belle, bellissime cose che ci ha raccontato Serena, ha creato perfettamente tutto l'ambiente degli stati del sud. Adesso proviamo a vedere uno dei tantissimi itinerari che si possono fare, un attimo, non so se mi sentite. Allora, sentite tutti? Sì, adesso poi, bene, adesso poi in ultimo vi mando il contatto di Serena, senz'altro. Allora, se mi sentite tutti, io comincio. Allora, vediamo appunto in concreto uno dei tanti che si possono fare negli stati del sud. Allora, qui vedete la prima slide, vi faccio vedere American Airlines perché con American Airlines si può arrivare in questi stati con un solo scalo, evitando quindi troppi scali. Con un solo scalo e vediamo, per esempio, ecco, da Roma ad Atlanta, ma anche da Milano ad Atlanta, via da Roma è possibile proprio fare uno scalo solo perché via Charlotte ci sono voli diretti dell'American Airlines, via Charlotte, Philadelphia, Chicago e Dallas, e quindi si può arrivare su Atlanta. La partenza, il ritorno in Italia del nostro itinerario che vedremo fra poco sarà da New Orleans in Louisiana e anche qui sempre con American si può fare un solo scalo sempre via Charlotte, Philadelphia e Dallas. Vi parlo ancora un attimo della possibilità di viaggiare appunto in premium economy con American Airlines. Questo itinerario che abbiamo visto, diciamo che un prezzo medio in una stagione di quelle belle di cui parlava prima Serena, per cui la primavera o anche l'autunno, con le tasse aeroportuali incluse, costa circa 1.000 euro. Tasse incluse, ripeto, in economy. Volando in premium economy, in cui si ha il vantaggio di avere molto spazio, dei kit di viaggio, dei pasti un pochino più lussuosi che nell'economy, c'è solo una differenza di circa 300 euro. Però proseguiamo subito con il nostro itinerario. Allora,
Vediamo. Ecco qua. Allora, la prima tappa, Atlanta, dalla Georgia, da Atlanta si va in Tennessee, in Chattanooga, poi si prosegue da Chattanooga a Nashville, si entra in Alabama con una tappa a Muscle Shoals, vedremo dopo di che cosa si tratta, Birmingham, la capitale Montgomery, Mobile sul Golfo del Messico e l'ultima tappa New Orleans. Quindi questo è il nostro itinerario di oggi che vi vado a illustrare. Tipicamente si possono fare 2 notti ad Atlanta, di modo da avere una giornata, almeno una giornata intera ad Atlanta per vedere le principali attrazioni, una notte a Chattanooga, 2 notti a Nashville perché ci sono tantissime cose da vedere e da fare a Nashville. Una notte a Muscle Shoals, una notte a Birmingham, una a Montgomery, una a Mobile e due, o come minimo 2, ma direi 3 notti a New Orleans. E adesso poi andiamo a affrontare appunto tutte le varie località. Qui vedete l'itinerario via strada, sono tutte tappe abbastanza affrontabili, non sono le tappe lunghissime di certi viaggi all'ovest, vedete, sono tutte tappe intorno ai 200 km. Da Atlanta a Chattanooga sono 190, Chattanooga Nashville 215, 220 da Nashville a Muscle Shoals. Poi a Birmingham 180, 150 a Birmingham Montgomery, una tappa un pochino più lunga da Montgomery a Mobile e poi la più lunga 350 km da Mobile a New Orleans attraverso lo stato del Mississippi. Vi faccio solo notare brevissimamente che subito qui a destra c'è la Florida e qui in quello che si chiama Panhandle, che è il manico della pentola, che è la Florida, qui il manico qua, ci sono delle spiagge meravigliose, quelle spiagge di Pensacola, Panama City, per cui anche questo è eventualmente per una sosta mare si può prendere in considerazione anche questo. Ma andiamo avanti. No, scusate, non voglio andare a Nashville, ma voglio scusate, abbiamo questo nuovo. Ok, allora abbiamo un nuovo strumento e devo farci un pochino la mano. Allora, Atlanta, vediamo Atlanta. Allora, l'arrivo a Atlanta, l'Atlanta è una città verdissima con tantissimi parchi in una natura meravigliosa. Poi vedremo qualche foto. L'aeroporto è a soli 15 km dal centro, da downtown. Vi faccio vedere qui le 3 zone principali che sono downtown, midtown e Buckhead. Diciamo che tutte le attrazioni principali sono tutte a downtown. È facilissimo collegarsi. E vedete il quartiere più lontano che è Buckhead a 30 km dall'aeroporto, per cui 15 km dal centro. Questo per darvi un'idea delle distanze. Poi ancora più a nord, e qui non lo faccio vedere, adesso vedete, non so se vedete, questo qui diciamo è circondata da tutte queste superstrade, da queste interstate, no? Atlanta, e subito qui in alto, fuori da questa mappa, c'è una zona che si chiama Galleria, dove ci sono dei grandi centri commerciali e ci sono tantissimi alberghi. Il nome Galleria non ci crederete, ma è stato preso dalla Galleria Vittorio Emanuele di Milano. E comunque, quando vedete negli alberghi che c'è, diciamo, il nome aggiunto Galleria, vuol dire che si trovano tutti in questa zona, che è abbastanza fu molto fuori dal centro. Però è una zona, diciamo, autosufficiente, nel senso che ha sicuramente un sacco di ristoranti, di negozi, eccetera. E poi, siccome l'automobile domina sempre negli Stati Uniti, anche dormendo lì, diciamo, in modo periferico a Galleria, nella zona di Galleria, che ha anche dei prezzi più abbordabili che non il centro, ci si può comunque poi spostare ovviamente sempre in centro. Vediamo un attimo, però mi premeva a spiegarvi il trasferimento dall'aeroporto a downtown, un mezzo molto comodo per effettuarlo è con la metropolitana. Allora, la metropolitana parte dal terminal nazionale. Quindi i vostri clienti che arrivano al terminal internazionale devono prendere uno shuttle, c'è cioè uno shuttle che li porta al domestic terminal e qui
Allora, vediamo se me lo fa vedere. Ok, vedete tu Marta. Marta è la sigla che definisce il sistema di trasporto, il sistema la metropolitana, diciamo, il sistema di metropolitana e di trasporto pubblico di Atlanta. Quindi, arrivando al Domestic Terminal, non ci si può sbagliare perché ci sono solo due linee che partono solo dall'aeroporto e vanno verso nord, per cui proprio non ci si può sbagliare di direzione, non è come prendere metropolitana a New York. Prendendo per esempio la linea rossa, si arriva a downtown nel giro di 20 minuti e costa 2 dollari e mezzo, per cui assolutamente comodo ed economico. Non solo comodo ed economico, ma anche i principali alberghi di downtown si trovano tutti nel raggio di pochi passi da una delle stazioni della Red Line, per cui è veramente molto molto comodo. Tenetelo in considerazione. Qui vediamo downtown, Atlanta downtown. E diciamo che la grande massa delle attrazioni della città sono tutte collegate qua, sono tutte sì, concentrate qua. In una giornata po si può partire dal Centennial Olympic Park, che è il parco che è stato costruito in occasione delle Olimpiadi del 1996. E poi si può fare il city tour della CNN. Vediamo un attimo dove siamo. Ecco qua, abbiamo visto il Centennial Park, il City Tour della CNN. Si può fare poi The World of Coca-Cola per vedere tutte i memorabilia, tutte le pubblicità d'epoca, tutte le cose più interessanti per gli appassionati della bevanda. Poi ovviamente ci sono anche altre cose molto interessanti. Dal punto di vista dello sport c'è lo stadio Mercedes, che è quello dove a febbraio hanno giocato il Super Bowl, per cui una grandissima attrazione per gli appassionati dello sport. E poi ci sono come diceva prima Serena, ovviamente tutto il sud, tutta la buona parte della vita del sud è incentrata sul discorso dei diritti civili. E ad Atlanta si trova il Centro Nazionale per i diritti civili e umani, e in questo bellissimo futuristico edificio che veramente vale la pena di visitare. Quindi diciamo queste sono le tre principali attrazioni, ma ce ne sono molte altre. Un pochino più periferico, sempre a downtown, per esempio, c'è la casa di Martin Luther King e vicino c'è anche la parrocchia dove celebrava. E quindi questo, dicevamo, è downtown. Ci sono diversi alberghi, dicevamo, per esempio, vedete qui la Hyatt Regency, il Marriott, il Westin, lo Sheraton, Omni. Ci sono anche alberghi, questi qui sono tutti 4 stelle. Ci sono anche alberghi di 3 stelle che sono quelli delle sempre delle grandi catene, però diciamo i brand un pochino più economici, che sono tipo la Loft, l'Indigo, e sono tutti alberghi molto, molto carini e assolutamente da prendere in considerazione. Allora, adesso proseguiamo, andiamo da Midtown, vediamo se riesco a arrivare. Ecco, da Downtown andiamo a Midtown. Midtown un pochino più a nord, e questo diciamo che è il centro culturale della città. Qui le cose interessanti da vedere sono la casa di Margaret Mitchell, che è l'autrice di Via col Vento. Poi abbiamo il museo di arte, e questo qui che può essere una curiosità, che è il The Center for Puppetry Arts. Non so se qualcuno di voi si ricorda i Muppets, che erano quello spettacolo americano bellissimo con tutti i pupazzi. Ci sono ancora adesso i Muppets per i bambini, Sesame Street, e ci sono questi personaggi fantastici e si trovano tutti qui dentro. Per cui, per gli appassionati dei Muppets, questo è assolutamente un must. Poi vediamo l'altro, questo è Midtown, vediamo l'ultimo quartiere, Buckhead. Buckhead è il quartiere residenziale per eccellenza, il quartiere ricchissimo, con tutte le case patrizie. C'è anche la casa, diciamo, dei ricchi della Georgia, c'è anche la casa del governatore, vediamo appunto alcune case.
Eccolo qua, queste qui, le case sono appunto tutte di questo genere, tutte coloniali, o in stile europeo, e sono appunto in mezzo ovviamente a tutti i parchi. Ovviamente non può mancare neanche in questa zona il grandissimo shopping center di altissima qualità che sono all'Lenox Square, il Phipps Plaza. E poi c'è l'History Center, che è appunto tutta la storia di Atlanta e della Georgia, per cui anche in questo edificio bellissimo di stile francese, e ci sono appunto, è molto interessante da visitare appunto tutta la storia delle piantagioni e della vita della città. Scusate, qui siamo già a Chattanooga, ecco, torniamo un attimo indietro, quindi lasciamo Atlanta e proseguiamo per Chattanooga. Vedete che qui siamo al confine praticamente fra tre stati, come diceva prima anche Serena, perché a Chattanooga c'è una montagna che è la Lookout Mountain che si affaccia su tre stati che sono appunto la Georgia, l'Alabama e il Tennessee. Chattanooga è famosissimo, il nome è famosissimo perché c'era questa canzone degli anni 30 che era Chattanooga Choo Choo. E comunque la città è sul fiume Tennessee, quindi questa qui è una foto da satellite, molto molto verde anche questa. La vita di Chattanooga è tutta incentrata un po' sull'high tech, e anche proprio sulla fruizione di tutti gli spazi aperti. Qui vi ho segnalato, vedete, Ruby Falls, che è una delle escursioni che si possono fare, e Lookout Mountain, che era la montagna di cui parlavo. Prima di cui parlava prima Serena. Questo è il punto panoramico appunto su tre stati. Vediamo un attimo anche le Ruby, ecco, queste sono le Ruby Falls, che vale la pena di fare con un'escursione serale perché ci sono queste grotte e sono tutte illuminate, e quindi questo anche è molto interessante. Vediamo un attimo, ecco, questo qui è un panorama di Chattanooga, vedete, molto molto rilassata, molto in una posizione molto amena, e qui siamo al confine fra i Monti Appalachi, quindi tutta la regione delle montagne. Gli Appalachi, vedete, non sono molto alti, sono montagne basse, ma perché sono antichissime, quindi sono tutte consumate, cioè sono montagne molto più antiche delle Alpi, ma proprio perché le Alpi sono più giovani, non sono ancora state erose completamente, invece gli Appalachi, che sono antichissimi, sono ormai tutti consumati, però ci sono queste strade panoramiche bellissime, che è bellissimo da fare in autunno, proprio perché si attraversano queste foreste praticamente vergini. All'interno di Chattanooga ci sono comunque cose da vedere molto interessanti. Questo è il Hunter Museum of American Art, è in parte un museo in un edificio degli anni 70. E questo è moderno, vedete, ma c'è anche tutta una parte più antica. L'arte americana è sempre molto interessante perché ci sono tutti questi pittori che hanno interpretato tutti i paesaggi americani e la vita americana con vari stili, e secondo me è sempre molto interessante, anche se non sono così famosi per noi, però è sempre interessante per avere appunto una visione sul territorio, sulla vita e sulla sensibilità americana. Un'altra attrazione è questo Walnut Street Bridge. Vedete il panorama, e poi c'è questo museo delle chitarre, per cui anche chi non è un appassionato di chitarre, chi non ne capisce niente come me, però è veramente affascinante perché c'è una collezione incredibile di tutti le varianti di questi strumenti, appunto delle chitarre. E quindi proseguiamo. Adesso vediamo se riesco a non farvi rivedere tutte le foto che vi ho fatto vedere prima. E arriviamo a Nashville. Allora, Nashville, centro del Tennessee. Allora, Nashville, almeno 2 notti, dicevamo. Per me Nashville, per me che sono anziana, Nashville è il film del 1975, stupendo, poi ne vedremo alcune immagini. Io vi consiglio di vederlo se lo passano in televisione, in DVD, è un film corale bellissimo che, vabbè, parla anche dello specifico momento storico degli Stati Uniti all'epoca, ma soprattutto vi fa vedere, vi butta veramente dentro l'ambiente musicale della città. Vediamo un attimo, ecco, questo è di nuovo Downtown,
Nashville Downtown, e intorno a Downtown e all'interno di Downtown ci sono anche qui tutte le principali attrazioni, che sono il Musicians Hall of Fame Museum. Ovviamente qui sono passati tutti i cantanti più famosi sono passati tutti i cantanti più famosi americani e non, soprattutto tutti quelli che hanno fatto la storia della musica americana. E quindi qui sono raccolti tutti i ricordi di questi cantanti. Poi c'è il Ryman Auditorium, che è questo grandissimo, poi appunto vediamo intanto le foto del Musician Hall of Fame Museum, questo in particolare è, vabbè, cantanti. Il Ryman Auditorium, dove si tiene il Grand Ole Opry. Grand Ole Opry è questa trasmissione radiofonica che va in onda ininterrottamente dal 1925 e trasmette appunto tutte canzoni, e qui sono passati veramente tutti gli artisti, e il Ryman Auditorium è considerato un po' la cattedrale della country music. Appunto, vedete che dice che è anche un National Historic Landmark, proprio perché è proprio, diciamo, il cuore della musica country. E qui vedete un panorama preso dall'alto della scena, del palcoscenico. E così. Allora, altra attrazione che si trova in città è il Johnny Cash Museum, questo cantante famosissimo, con canzoni. Ecco, sentite. Questo mi sorprende, perché pensavo non funzionasse. Allora lasciamo, sentiamo un attimo Johnny Cash. E mentre sfuma via, proseguiamo. Appunto, questo è il museo, per cui adesso io, ovviamente molto arida questa descrizione, perché vi faccio vedere delle fotografie, ma poi il bello di andare in questi stati del sud è proprio entrare nell'atmosfera, che è molto, allora, da un certo punto di vista appunto molto rilassata, l'ospitalità e tutto, è anche molto interessante vedere e capire tutta la storia dell'integrazione razziale, tutto quello che è successo. Ci sono dei musei veramente bellissimi, e poi in tutti i locali, in queste grandi città, ma anche nelle località più piccole, in tutti i locali ci sono tutti questi cantanti, musicisti, si trovano delle cose veramente splendide, semplicemente appunto anche lungo la strada, per cui è veramente una scoperta ad ogni passo. Qui, ecco, questa è la Country Music Hall of Fame Museum, sempre un altro museo bellissimo che raccoglie tutta la storia della country music. E poi qui siamo The Gulch. The Gulch è uno, torno un attimo indietro, ecco, vedete, abbiamo visto il Musician Hall of Fame, il Ryman Auditorium con la Grand Ole Opry, il Johnny Cash Museum, il Country Music Hall. E qui siamo entrati in The Gulch. The Gulch è questo quartiere che si sta ravvivando adesso, con un sacco di locali che fanno musica, diciamo, con cantanti nuovi, però sempre tutto di ottimo livello. Poi, come diceva appunto anche Serena, la cucina è sempre una cosa da provare, in particolare a Nashville, per esempio, tra i tantissimi locali che si possono vedere c'è questo Adele, che era un ex rivendita, il negozio era un magazzino per la vendita dei pneumatici, adesso l'hanno trasformato, lasciando un po' così tutto l'aspetto, diciamo, industriale, antico, e poi appunto ci sono questo Bluebird Café, un altro suggerimento sempre per musica dal vivo, però poi appunto vi daremo. E poi alla sera lungo la Broadway ci sono tutti questi honky tonky bar, che sono i bar, diciamo, da poca spesa, però sono i più vivaci e i più divertenti da visitare, per cui ce n'è tutta una fila. La cucina, ne abbiamo parlato adesso, e poi terminiamo con Nashville, il film di cui vi parlavo, questo film bellissimo, imperdibile, con degli attori, questo è Kate Carradine, ci sono veramente, fa veramente una, entra veramente nello spirito della città. E qui lasciamo Nashville.
E arriviamo a Muscle Shoals, scusate, ecco un attimo, torno un attimo indietro. Da Nashville scendiamo giù ed entriamo in Alabama e arriviamo a Muscle Shoals. Eccoci qua con Aretha Franklin, questa è qui dove è nata Aretha Franklin praticamente dal punto di vista musicale. E quindi Muscle Shoals, che è un posto piccolino sul fiume, anche questo però ha un sacco di cose da raccontare, soprattutto la visita dei Muscle Shoals Sound Studios, che vedete non è niente di che visto così, però veramente da qui sono passati tutti i grandissimi della musica, non solo della musica americana, perché sono passati anche i Rolling Stones. E poi, vabbè, ci sono locali molto simpatici, molto divertenti in cui sentire la musica. Poi, ovviamente, non manca anche qui Alabama Music Hall of Fame, perché con tutti i cantanti, con tutti i cantanti. Vediamo se allora qui riesco a farvi vedere un po' dei cantanti che sono passati. No, qui ritorno, eccoci qua. Vabbè, all'interno si parla ovviamente anche di Louis Armstrong, ci sono tutte le automobili, Rattlesnake Saloon e questi gli studios e questi entriamo e qui vediamo che cosa c'è. Se funziona il piccolo video che racconta un attimo come. Ecco. E abbiamo visto brevemente Muscle Shoals, quindi un posto poco noto, però famosissimo dal punto di vista musicale. E adesso proseguiamo, lasciamo Muscle Shoals e andiamo a, ci inoltriamo nell'Alabama e arriviamo a Birmingham. Arriviamo a Birmingham e a Birmingham anche abbiamo diverse cose da vedere. Allora, Birmingham è importante, importantissima per i diritti civili. Vediamo qui rapidamente. Ecco il Civil Rights Institute. Sento disturbato, non so se sentite anche voi. Sento delle. Questo qui è archeologia industriale. Poi c'è il museo, un museo del volo. E poi ovviamente un sacco di locali in cui mangiare la splendida cucina del sud. E questo è uno degli alberghi che si possono prendere in considerazione, un albergo storico nel centro della città. Sì, sento anch'io che è molto disturbata, ma non saprei da che cosa dipende. Allora, proviamo a cambiare slide. Allora, vediamo. Scusate, non riesco a capire. Mi sentite al di là del disturbo o non sentite proprio? Io proseguo, spero che mi sentiate lo stesso.
Va bene, proseguo. Arriviamo a Montgomery. Ok, bene, grazie. Arriviamo a Montgomery, la capitale dell'Alabama, che non capisco cosa c'è sotto che disturba. Allora, che è la capitale dell'Alabama e anche qui ci sono un sacco di cose interessanti. Di nuovo il Memoriale dei Diritti Civili. Ovviamente questo è un argomento centrale in tutti questi stati, ma sono fatti veramente bene, veramente sono emozionanti e fanno, Il telefono a casa non l'ho trovato. e spiegano veramente, non riesco a capire cos'è questo disturbo che c'è sotto, interferenza. Scusate, e appunto sono fatti molto bene e in modo assolutamente coinvolgente. Qui c'è anche un museo molto interessante, che è il museo dello scrittore Francis Scott Fitzgerald, l'autore del Grande Gatsby e di un sacco di altri capolavori. E poi abbiamo dei locali molto interessanti come questo Privé Union Craft Coffee dove si beve il miglior caffè dell'Alabama. Il Campidoglio, perché questa qui è una città di contrasti, perché Montgomery, oltre a essere, diciamo, al centro delle lotte per i diritti civili, è stata anche però la prima capitale confederata. E sapete che c'è tutta questa discussione ancora in ballo in America se è legale far vedere ancora la bandiera confederata e molti le espongono ancora, anche se è stata proibita. Questo è uno delle parrocchie in cui aveva predicato Martin Luther King. Quindi qui proseguiamo un attimo il nostro viaggio, arriviamo sulla costa. No, qui siamo andati troppo indietro, scusate. Allora, come vi dicevo, è uno strumento un po' nuovo, ma ci arriviamo. Ecco qua, ecco qui, ed arriviamo a Mobile. Mobile è sulla costa del Golfo ed è famosa perché la più grande sfilata di carnevale, il più grande Mardi Gras, il più antico, anzi non il più grande, il più antico Mardi Gras non è quello di New Orleans, ma è proprio quello di Mobile. Mobile è una città marina sulla costa del Golfo e anche qui le cose di interesse sono, c'è il Museo Marittimo, poi abbiamo il Museo del Mardi Gras, che fa vedere appunto tutte i carrozzoni, i carri che usano, e poi Africa Town, che è il quartiere dove una volta erano relegati neri, e anche questa è una parte della città molto interessante. Ci sono dei percorsi cittadini che fanno vedere, appunto, toccano tutti i punti principali di interesse storico per queste lotte dei diritti civili. Vediamo qua, questo qui è uno degli alberghi, ci sono due alberghi in case, ci sono tutti gli alberghi di catena ovviamente, però due sono in case storiche, uno è questo Fort Conde Inn e poi ce n'è un altro che si chiama Malaga Inn, con questo nome un po' incongruo, però Malaga Inn, anche questo vedete molto carino, molto, molto tipico. E poi, allora, vedo che ho ancora solo 10 minuti, faccio una fuga attraverso il Mississippi. Lo stato del Mississippi ed arriviamo a New Orleans. Allora, New Orleans sicuramente la conoscete già, però allora ricapitoliamo brevemente. Vedete, questo è l'aeroporto, tra l'altro è stato appena inaugurato il nuovissimo aeroporto Louis Armstrong International Airport, per cui i viaggiatori che arrivano partono da New Orleans avranno questa esperienza bellissima, perché prima era un aeroporto un pochino, diciamo, periferico, provinciale, adesso invece è all'altezza della fama della città. E torniamo un attimo, ecco, vediamo, mi preme farvi vedere un attimo com'è organizzata la città. Vedete, la città
Il downtown, il cuore della città è questo, sul fiume Mississippi. Vedete, qui c'è il Mississippi, poi il Mississippi scende qua, qui sotto non si vede, ma c'è tutto il delta e sfocia nel Golfo del Messico. Quindi New Orleans è proprio sul fiume, non è sul mare. Qui in alto c'è il lago Pontchartrain, questo è un ponte che collega poi alla terraferma. Ma adesso entriamo nel downtown, vedete che il quartiere francese è proprio solo questo quartiere su un'ansa del Mississippi. Io vi consiglio una cosa. Allora, ovviamente il quartiere francese è pieno di alberghi. Uno molto famoso è il Monte Leone, che vediamo così, tra l'altro il fondatore, il signor Monte Leone, era un siciliano, era un immigrato siciliano. Ci sono dentro l'albergo tutti i suoi ritratti, l'albergo è ancora della famiglia, ed è un bellissimo albergo in Royal Street, che è una delle strade un pochino più tranquille, diciamo, del French Quarter, perché poi la parallela a Bourbon Street, che invece è molto molto movimentata. Io consiglierei di rimanere al di qua di Canal Street. Vedete, questa è una strada principale, questa strada qua, che non so se vedete la freccina, è Canal Street, che divide la città dal quartiere francese. Il quartiere francese è proprio questo rettangolo. Consiglierei di rimanere al di qua. Tanto è vicinissimo, ci si arriva a piedi, basta fare pochi centinaia di metri, si è nel quartiere francese, però qui è infinitamente più tranquillo. Per esempio, un hotel che mi sento di suggerire è l'Hampton Inn Downtown, che, ripeto, in pochi passi è un albergo molto confortevole, è un 3 stelle, con la colazione inclusa, è molto confortevole perché a pochi passi comunque si arriva al quartiere, in pochi passi si arriva al quartiere francese. Lo stesso vale per i locali. Ci sono un sacco di locali nel quartiere francese, ci sono un sacco di ristoranti, famosi, meno famosi. Se volete suggerire ai clienti però di provare diciamo una parte un pochino meno turistica, ovviamente di poco turistico non c'è nulla a New Orleans, però un pochino meno turistica del quartiere francese, subito qui al termine del quartiere francese, nel quartiere di Marigny, c'è Frenchman Street e ci sono diversi locali che poi vi possiamo consigliare. Uno di questi è lo spot Il Gatto Macchiato, e anche qui si ascolta appunto della ottima musica in un ambiente un pochino più tranquillo. Un'altra cosa che potete suggerire ai vostri clienti è la crociera sul Mississippi, che percorre alcune anse del Mississippi. Soprattutto è bella fatta al tramonto, quindi per esempio la Steamboat Natchez con la cena, ovviamente la musica a bordo, è un'escursione molto piacevole e comunque suggestiva, perché con la luce del tramonto sul fiume si vede tutto il profilo della città. Qui vediamo un attimo alcune foto. Questa qui è la foto della cattedrale di San Luigi, nella Jackson Square, la piazza principale. New Orleans è assolutamente tutta, almeno il centro della città è tranquillamente tutto visitabile a piedi. Ovviamente bisogna fare attenzione di sera in certe zone del quartiere francese, quelle più a nord. Insomma, usare sempre un pochino di prudenza nelle vie solitarie, intendo, non in quelle trafficate. E poi ci si sposta benissimo anche con i tram, anche, e si può raggiungere, per esempio, il Garden District, che è un quartiere bellissimo, tutto di giardini, dove ci sono i famosi cimiteri, che sono una delle attrazioni di New Orleans. Questa qui, vedete, è la Bourbon Street, che è la strada più famosa del quartiere francese, incasinatissima. Vale la pena andarci per capire com'è, però poi, ripeto, la città si può vedere benissimo nelle altre strade. Una cosa molto bella sono i cortili. Praticamente tutti gli alberghi hanno questi cortili bellissimi, che sfruttano appunto per i ristoranti, per il relax, eccetera. Proprio un'usanza di New Orleans. La cucina è ottima. Qui uno dei 1000 ristoranti è
il Cochon, che non è nel quartiere francese, fuori, ma è un ristorante molto carino, molto, molto divertente, con una cucina veramente ottima. Ovviamente, come dice la parola, a base di maiale, con piatti a base di maiale. La città non finisce tutta qui, ci sono degli altri, ci sono dei quartieri bellissimi, soprattutto qui a nord del quartiere, diciamo a est, nord-est del quartiere francese, c'è tutta l'esplanade, ci sono dei quartieri con delle case colorate bellissime. Vale la pena fare un giro della città, uno dei giri della città guidati, noi li proponiamo per esempio con Grey Line, e sono bellissimi per rendersi conto che la città non è solo il quartiere francese, ma molto molto altro. Allora, adesso proseguiamo, scusate, vi ripropongo le foto un attimo, andiamo oltre. Ecco, vabbè, un'altra famosissima attrazione del quartiere, questa del quartiere francese, alla fine dell'Esplanade, alla fine del lungo fiume, diciamo, c'è questo, il Café du Monde, dove con la specialità che sono i beignets con il caffè latte. C'è sempre una folla incredibile che assaggia questa specialità. Poi la cucina, sempre il crabfish, che sono squisiti, e l'Antonin l'abbiamo già visto, il Monte Leone pure, scusate, lo Spotted Cat, ecco qui è l'interno dello Spotted Cat, la Steamboat Natchez, che è il battello a ruota, dove si può fare la cena. E poi ci sono le escursioni facoltative. Allora, ci sono i must assolutamente, sono le grandi case delle famose piantagioni e il tour delle paludi. Allora, questi sono anche combinabili in diversi modi. Ci sono i tour che li combinano nell'intera giornata, quindi si fa tipo lo swamp tour al mattino, al pomeriggio la piantagione, o la piantagione al mattino, si pranza la piantagione e al pomeriggio si fa lo swamp tour, oppure liberamente si possono fare in modo separato. Delle piantagioni, che sono molte, ve ne segnalo due. Allora, queste qui sono circa un'ora di distanza, si può arrivare anche in macchina, a un'ora di distanza da New Orleans, sono lungo il Mississippi, proprio sotto l'argine. Questa è locale, vedete, è la più scenografica di tutte, perché è proprio la piantagione da Via col Vento. E però subito vicino, a un paio di chilometri, c'è questa Laura Plantation. Entrambe sono visitabili. Allora, vedete, la Laura Plantation non fa grande scena come la Oak Alley, che ovviamente è imperdibile la Oak Alley, perché tutti vogliono fotografarsi in questo bellissimo viale di querce, poi anche l'interno, e poi ci sono le figuranti in costume, vi offrono il mint julep, che era la bibita che bevevano in Via col Vento. Ma la Laura Plantation, secondo me, è anche imperdibile, perché diciamo è molto più vera, meno scenografica, ma molto più vera. E la persona che vi porta in giro, intanto è una piantagione che è rimasta viva fino al XX secolo, abitata e viva, ovviamente non con gli schiavi, però come centro appunto di coltivazione, e l'interno è veramente molto vivo e fa tutta la storia della famiglia che l'ha abitata dal 700 in poi, per cui secondo me Laura Plantation è una bellissima, è da combinare con la Oak Alley, e entrambe vi danno un bel senso di quello che era la vita molto, diciamo, deprecabile dal punto di vista del sfruttamento degli schiavi, però vi dà una bella idea di com'era la vita in quel periodo. E poi ovviamente il tour delle paludi per vedere poi i coccodrilli, eccetera. Allora, torniamo, ecco qui vedete un bel bicchiere di mint julep con le signore in costume, qui la Laura Plantation, qui vedete una foto dell'epoca, e qui abbiamo un bel primo piano di coccodrillo. E direi che a questo punto abbiamo finito il nostro giro, si riparte da New Orleans con
si possono fare ovviamente delle estensioni, eccetera, oppure si può concludere il viaggio così. E questo è un primo assaggio di un itinerario nel sud, ma ce ne sono tantissimi e tutti sono veramente molto affascinanti. Spero sicuramente Serena vi ha comunicato benissimo tutte quello che porta che può portare a far piacere moltissimo un viaggio negli Stati del Sud. Io vi ho voluto dare solo un esempio di itinerario, ma ripeto, se ne possono costruire molti altri. Se avete delle domande, sono a vostra disposizione. Siete? Mi sentite? Bene, vedo che non ci sono domande. Vi saluto, vi ringrazio e ci sentiamo al prossimo appuntamento, spero presto, con qualcosa di interessante per voi. Grazie ancora per l'attenzione, grazie a Serena e ci sentiamo presto. Grazie mille. Arrivederci a tutti.
Come si sta questo coso?